Allora, voglio spiegarvi certi trucchetti che voi non conoscete per navigare su YouTube. Uno si chiama YouTube Map Explorer, e praticamente si apre una mappa, si clicca sopra in qualsiasi luogo e i video che sono stati postati in prossimità di quel luogo si presenteranno. Allora, un altro è GeoSearch Tool. E quello è un facsimile, ve lo spiego e lo dimostro. La terza opzione è YouTube Videos Near Me. Praticamente cliccandoci sopra, lui riconoscerà il vostro luogo, la vostra area e metterà i video che sono postati in quella vostra zona che di interesse vostro. Allora scriviamo qua, abbiamo già in descrizione, mettiamolo qua, già scritto, e andiamo a cliccarci sopra. Questa è la funzione. Lui riconosce la vostra area, la vostra zona di pertinenza. Nel mezzo della pianura, compresa tra i fiumi Piave e Livenza, a 6 chilometri da Oderzo, l'antica Opitergium, lambita dal fiume Lia e isolata nel verde della campagna circostante, Bene, fino a qua ci sorge la siamo chiesa dei capiti. Templari, in località Te. Cambiamo. YouTube. GeoSearch. Eccolo qua. Allora, questa è la schermata, come si vede. Qua scriviamo la città che a noi interessa di più. Mettiamo tanto per fare le cose veloci. Roma. Si può impostare quello che hanno postato a Roma, un'ora, 2 ore, 3 giorni. Mettiamo 12 ore circa. Eccolo qua. Qua, se volete, navigate qua. In questa zona, oppure ci cliccate sopra qua la mappa, in qualsiasi punto, questo, clicchiamo, questo filmato è stato postato a Roma nel giro delle 24 ore. Facciamo un'altra esperienza. Mettiamolo qua. Naturalmente qua siete su YouTube, naturalmente vi porta a YouTube, quindi qua potete scegliere ancora le vostre preferenze. Naturalmente in quel posto qualcuno sta programmando un film. Andiamo altrove, mettiamo qua. Sembra interessante, vero? Allora, togliamo questo, mettiamo Venezia ad esempio. Ok, mettiamo sempre nelle, no, mettiamo 24 ore. Ecco qua. Clicchiamo sopra, vediamo.
facciamo una carrellata veloce. Mettiamo qua. Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Questo è un video. In pratica, in quelle zone che clicchiamo, chi ha postato qualche video in quella zona te lo dimostra. Facciamo piccole cose. Eccolo. Allora, io chiuderei qua. Allora, io le mie applicazioni le ho già postate. Qua. Questa è l'altra, YouTube Map Explorer. Si clicca sopra. In base alla mappa voi vi trovate fuori quello che vi può interessare. Questa è un'altra estensione. Ecco qua. Abbiamo cliccato Roma. Vediamo. Comunque qua vi porta sempre a YouTube. Ci spostiamo a Barcellona. In qualsiasi posto. Andiamo a Milano. Andiamo a Pola. Allora, praticamente si gira tutto il mondo, ma se vogliamo, questo cliccando su YouTube, mi porta a YouTube, perché è un'estensione di YouTube. Chiudiamo il tutto. Andiamo sulla mia pagina Facebook. E vediamo un'altra estensione che l'ho scoperta oggi, cioè ha modificato praticamente YouTube ha modificato il modo di visualizzare. Ecco, come si vede, carica la schermata. Friuli Venezia Giulia, questa schermata. In Friuli Venezia Giulia, you will find history every step you take. Venice owes its origin to this area. The Roman la possiamo city trasportare dove vogliamo. The roots of Christianity. In this setting, Imperial Rome and the wave of barbaric invasions clashed. In Cividale, the Langobards revealed their rich si civilization. Può vedere la ci vuole, eccola qua. Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo di come il web sta modificando la nostra società, in negativo. Ecco, questa è un'altra estensione ancora, diversa dalle altre. Questa è Google Trends, basta cliccare, scrivere Google Trend e andiamo a tutte le cose, la tendenza di Google, esplora home page, classifiche, tendenza YouTube, tutte le cose di tendenza più visitate e più viste. Eccola qua. Prendiamone una a caso. Thank you.
Allora andiamo altrove. Ciao a tutti i ciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Basketball con Sugar Power. No, la manca. Allora prendiamo una in inglese, ad esempio. Ciao, io sono Anna e questo è tutto su YouTube. Ok, lo ammetto, non avrei mai voluto fare un video su come si ottimizza un video per Facebook. Allora, questa è una tipica iconcina, sotto qua. Sta capitando un po' a tutti, sta capitando anche a me per lavoro. Che ti dà la possibilità di caricare dei video su Facebook. Sicuramente video con caratteristiche diverse sì, da quelle che... Sì, è parlato in inglese, te la traduce in istantanea. Allora, quindi, si diciamo clicca qua, e qua ad esempio è tradotto in italiano perché parla già in italiano, ma se volete da inglese... Andate in questa impostazione. Quando caricate un video su Facebook ci sono delle funzionalità, delle informazioni. Cliccate qua. Che possono rendere il nostro video andate qua su traduci. Molto più attraente e quindi garantirvi ancora andate più su Italia. Perché è vero che non possiamo ottimizzare un video di Facebook per la ricerca, perché su Facebook non c'è la ricerca, quindi non servono i tag, non c'è la ricerca per adesso. In questo tutorial date l'ok il processo di caricamento del video su Facebook e poi l'ottimizzazione, quindi attenzione. Ecco, il gioco è fatto. Allora, dall'inglese, dal tedesco, a russo, in tutte le lingue, sotto qua, ve lo faccio vedere dove andare a aggiungere qua, praticamente, informazioni aggiuntive, ve lo traduce in italiano. Prima e taggare qualcuno, la maggior parte non le conosce queste. Io direi di chiudere, chiudiamo tutte le finestre, ok.